io molto volentieri sono qui oggi per, diciamo così, questa simbolica apertura del corso di infermieristica, del nuovo corso di infermieristica che si va ad aggiungere agli altri corsi insomma già presenti in Regione Veneto. Porto i saluti della Regione, del Presidente Zaia, con me ci sono anche i consiglieri Dolfin e Baldin, che sono consiglieri della zona e quindi conoscono anche molto bene questo territorio. Mi fa molto piacere perché, come si diceva da chi mi ha preceduto, che saluto e perché sento che ci ospita, l'autorità portuale, saluto il sindaco della città, saluto l'Università di Padova, il professor Baldo che coordina tutti i corsi per quanto riguarda scienze infermieristiche e il direttore generale dell'USL, Tre Serenissima, e tutta lo staff e tutta la direzione strategica che è qui presente. Mi fa molto piacere perché ne abbiamo parlato molto di questo nuovo aggiunto corso qui a Chioggia e credo che mai come ora insomma sia stata strategica questa cosa, sia stata strategica anche buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo e nonostante le difficoltà che poteva avere l'università, nonostante le difficoltà che potevamo avere noi nel pensare di mettere in piedi un altro corso, poi trovando quindi la parte logistica, e qui siamo stati fortunati insomma, come diceva anche il sindaco, di avere già il tessuto da parte dell'amministrazione comunale delle relazioni con l'attività portuale e quindi aver già condiviso un percorso, a parte tutte queste cose qui non è stato semplice e facile, però oggi si dimostra una scelta lungimirante e strategica, perché voi sapete quanto la discussione si stia sempre più spostando quando parliamo di sanità, quando parliamo di sistemi sanitari, sul problema cardine, il problema principe che oggi stiamo attraversando, che è quella della carenza del personale. Parliamo, abbiamo parlato tantissimo, continuiamo a parlare tantissimo di mancanza di medici, soprattutto in alcune specializzazioni, insomma, quindi conosciamo molto bene i problemi che ci sono nell'emergenza urgenza, anestesia e rianimazione, insomma, in altre, diciamo così, specializzazioni, ma oggi, e guardo anche il professor Faldo, il vero problema e la sfida che abbiamo già oggi, ieri, oggi, quindi ancora più domani, è sicuramente quella sulle professioni sanitarie. Professione sanitaria e infermieristica, perché purtroppo vediamo che c'è una diminuzione italiana, europea se vogliamo, rispetto appunto agli infermieri che riescono a essere diplomati e che quindi riescono a essere poi inseriti nei sistemi sanitari. Voi tenete conto che oggi il numero dei medici diplomati annui supera il numero degli infermieri diplomati annui in Italia. Quindi voi capite, stiamo arrivando a un termine di paragone di un medico, un infermiere. Quindi siamo comunque bassissimi rispetto a quelli che sono gli standard, non solo europei, OCSE e quant'altro, ma anche per la tenuta del sistema. E quindi tutto quello che noi possiamo fare, mettere in campo per cercare di invertire questa rotta, credo che vada non solo a beneficio delle collettività, delle comunità, ma vada anche in quell'ottica appunto di rafforzamento dei sistemi sanitari, di quella che è la nostra sanità, parlo della sanità veneta, che è fatta sicuramente in continua evoluzione, che è fatta sicuramente di investimenti continui su quella che può essere la parte di investimenti logistici, attrezzature, tecnologie di ultima generazione, ma che il cuore è soprattutto in quello che è i professionisti e quindi il capitale umano, quindi le donne e gli uomini del sistema sanitario veneto. E quindi è chiaro che mi fa molto piacere che siamo riusciti a far partire questo corso, che questo corso da 50 posti abbia già 40 iscritti, non era scontato, perché abbiamo alcune zone, come si diceva, che soffrono ancora di più, che quindi non riusciamo oggi ad avere il numero totale di iscritti, nonostante chiaramente sia oggi una professione che viene molto richiesta e che ha, non c'è ombra di dubbio, insomma, già un terreno tracciato rispetto a quello che può essere il futuro. E quindi chiaramente tutto quello che noi riusciamo a fare va in questa direzione. Noi siamo riusciti anche con l'università, con le due università, Padova e Verona, insomma, a passare nell'arco di
3-4 anni, dai 1.400 circa posti di infermieristica totale ai quasi 1.800-1.850 quest'anno. Quindi abbiamo chiesto uno sforzo alle università, abbiamo chiesto uno sforzo ai nostri ospedali rispetto a quella che è anche la parte poi di tirocinio e quant'altro, ai nostri partner, dove insomma siamo riusciti a creare delle situazioni come qui a Chioggia con locali disponibili e quindi riuscire a mettere in campo, e continueremo a percorrere questa strada, perché è chiaro che oggi quando parliamo di una sanità che cambia, che deve anche tener conto di quelle che sono le evoluzioni, quindi pensiamo all'invecchiamento della popolazione, pensiamo comunque a una parte sociale molto diversa, pensiamo a tutto quello che è l'investimento che oggi c'è anche legato al PNR, sul potenziamento del territorio, legato proprio a una maggiore presidio della medicina di prossimità, la figura dell'infermiere, la figura delle professioni sanitarie diventa fondamentale e strategica, e per quanto ci riguarda diventerà anche una figura che deve avere sempre più possibilità di autonomia, quindi inserita in un contesto di anche professionalizzazione, di competenze, insomma, quindi essere chiaramente chiamata anche a svolgere tutta una serie di mansioni su cui oggi ce n'è bisogno, ma soprattutto l'evoluzione ci chiede. E su questo poggia anche quello che è il piano strategico di carenza del personale che abbiamo presentato già da un po' di tempo e che ha avuto nel convegno della settimana scorsa a Venezia, insomma, il punto, diciamo, in cui ci siamo confrontati con i livelli nazionali, con i livelli europei, insomma, con i livelli anche che vanno oltre i nostri confini, proprio per capire quelle che sono le strategie che noi dobbiamo mettere in atto. E noi dobbiamo mettere in atto due strategie, che sono quelle sicuramente dell'attrattività, quindi attrarre nuovi professionisti. Qui mi pare che il maggior sponsor è il sindaco di Chioggia, quindi va benissimo, nel senso che sta già pensando a come, perché non è secondario anche la parte logistica, le infrastrutture, i servizi, insomma, cosa si riesce a far ruotare attorno quando si apre un corso, quando si apre una possibilità. Sicuramente l'altra partita è quella legata ai nostri ospedali, e quindi agli ospedali che chiaramente sono ospedali in continua evoluzione, in continuo aggiornamento tecnologico, infrastrutturale e quant'altro, che possono dare quindi anche grandi possibilità di crescita al personale stesso, e poi insomma tutte quelle che sono le azioni che noi dobbiamo mettere in atto proprio per far sì che il nostro sia un personale che sia poi personale fidelizzato, che sia personale insomma che rimane anche all'interno dei territori e dei presidi. Quindi è chiaro che oggi presentare questa nuova opportunità diventa fondamentale e strategico rispetto a quelle che sono le evoluzioni, rispetto a quelli che sono oggi gli orizzonti che noi abbiamo qui davanti. Voi siete sicuramente fondamentali, importanti, come è stato a più riprese ribadito, perché oggi il concetto dell'assistenza, ma soprattutto del prendersi cura, è un concetto fondamentale. È un concetto che ci deve far riflettere molto rispetto appunto alla professione. Chiaramente noi abbiamo l'obbligo, noi che siamo da questa parte, di mettere in atto tutte le azioni affinché la professione sia una professione insomma, che permetta sicuramente tutto quello che è fattibile e giusto che sia, quindi dalla parte retributiva, alla parte di autonomia, alla parte di competenze, di crescita professionale, insomma quelli che sono oggi anche i sistemi che vediamo all'interno dei nostri ospedali. Però la vostra è una professione anche che, come diceva qualcuno, insomma, ha una connotazione molto diversa rispetto ad altre professioni, che è quella proprio di prendersi cura degli altri, quindi ha anche un valore etico e morale molto importante. E io sono sicura, insomma, che questa sarà un'esperienza poi formativa, ma anche da un punto di vista umano molto forte. E su questo, insomma, noi contiamo molto, perché, e vado veramente a chiudere, oltre a tutto quello che noi possiamo mettere in campo per rendere sempre più forte, per rendere sempre più eccellenti i nostri sistemi sanitari, l'aspetto dell'umanizzazione, del contatto, della relazione poi con il paziente o con l'assistito diventa fondamentale e non secondario. Quindi io veramente chiudo, auguro a tutti voi sicuramente in bocca al lupo per questo nuovo percorso,
e mi auguro insomma di vedervi poi insomma negli anni futuri all'interno dei nostri sistemi sanitari, all'interno dei nostri ospedali, dei nostri presidi sia ospedalieri che territoriali, per far sì che la nostra sanità sia una sanità che continua a crescere, ma soprattutto continui a dare delle risposte puntuali ai nostri cittadini. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.